Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro. Non hanno chiesto loro di venire a questo mondo. Eppure sono qui, tra noi. Si riconoscono in un codice che nessuno ha mai scritto. Offendetene uno e si sentiranno offesi tutti quanti. E ora, signore e signori, seguitemi da questa parte. Vado a presentarvi la più incredibile, la più stupefacente mostruosità che sia mai vissuta sul nostro pianeta. Ah! Oh, Dio mio! Questa era un tempo una donna bellissima. Un principe della corona si è tolto la vita per amor di costei. Era conosciuta come la Sfinge Volante. Ah, è veramente magnifica. Non è vero, Hans? È senz'altro la donna normale più bella che io abbia mai visto. Ma Hans, se parli così, andrà a finire che io diventerò gelosa. Quello che mancava nella teoria di Darwin era una spiegazione valida di come insorgessero le differenze individuali e di come si trasmettessero i caratteri ereditari. Il successivo sviluppo della genetica permise una rilettura della teoria di Darwin alla luce dei principi della genetica di Mendel. L'incontro tra genetica ed evoluzionismo dette origine alla teoria sintetica dell'evoluzione. Dalla sintesi tra genetica e teoria dell'evoluzione è nata anche una nuova branca della biologia, la genetica di popolazione. Questa disciplina studia le popolazioni formate da individui della stessa specie. Una popolazione è unificata dal suo pool genico, che è la somma degli alleli dei geni presenti in tutti gli individui della popolazione. La situazione di stabilità, cioè di non evoluzione di una popolazione ideale, fu descritta da Hardy e Weinberg, che esaminarono il comportamento di alleli in una popolazione ideale in cui valgono le seguenti condizioni. Non si verificano mutazioni. Non c'è movimento di individui con i loro geni, né emigrazione né immigrazione. La popolazione è così ampia da poterla esaminare con un modello probabilistico. L'accoppiamento è casuale. Tutti gli alleli sono ugualmente vitali. Consideriamo un gene con due alleli, A grande e A piccola. Il primo con probabilità P e il secondo con probabilità Q. Si hanno quattro possibili combinazioni. Le combinazioni A grande A piccola e A piccola A grande, nel riquadro giallo, corrispondono alla stessa situazione genetica. Hardy e Weinberg stabilirono che nelle combinazioni tra gli alleli le probabilità seguono una legge di equilibrio, per cui si ha. Ricordiamo che P è la probabilità di comparsa dell'allele A grande e Q è quella dell'allele A piccola. Per comprendere come si giunge a questa relazione, consideriamo un segmento di lunghezza unitaria e suddividiamolo in due parti. La prima che esprime la probabilità P e la seconda la probabilità Q. Costruiamo l'incrocio casuale di due genotipi
con la stessa probabilità rispetto ai due alleli A grande e A piccola. Si evidenziano due quadrati corrispondenti rispettivamente ad A piccola, A piccola e A grande, A grande, e due rettangoli uguali corrispondenti ad A grande, A piccola e A piccola, A grande. Si ottengono le corrispondenti probabilità che soddisfano alla relazione di Hardy e Weinberg. Tuttavia, la legge di Hardy e Weinberg si realizza difficilmente, perché non sempre si verificano le quattro condizioni. Vediamo quali possono essere le cause di cambiamento. È possibile che gli alleli siano soggetti a mutazioni che consistono nel cambiamento di una parte della molecola del DNA. Spesso le mutazioni sono la causa di malattie ereditarie, come alcuni tipi di anemie. Una forma di anemia ereditaria diffusa in tutto il mondo è la talassemia o anemia mediterranea. I punti gialli che compaiono nella cartina indicano i luoghi dove questa malattia è più diffusa. In Italia è diffusa soprattutto nelle zone paludose, una volta malariche. Sembra infatti che gli individui affetti da talassemia o da anemia falciforme resistano meglio alla malaria. Nell'Istituto di Biochimica dell'Università di Ferrara sono in corso da anni ricerche sulla talassemia, malattia che colpisce i globuli rossi e che ha una base genetica. Vediamo quali sono le differenze tra un globulo rosso normale e uno talassemico. Per chiarire la diversa situazione tra globulo rosso normale e globulo rosso talassemico, cioè per chiarire il diverso ambiente in cui il parassita malarico ha potuto compiere il proprio ciclo vitale, presento anzitutto un'immagine del globulo rosso normale. Nel globulo rosso normale sono stipati 270 milioni di molecole di emoglobina. L'emoglobina è la proteina del globulo rosso che è in grado di assumere l'ossigeno a livello dei polmoni e di cederlo a livello dei tessuti. I globuli rossi normali contengono principalmente l'emoglobina di tipo adulto, detta emoglobina A, la quale è composta da due diverse subunità di tipo alfa, qui indicate in nero, e due altre subunità di tipo beta, qui indicate in rosso. Questa immagine si riferisce invece al globulo rosso di un soggetto talassemico, che differisce dal globulo rosso normale per un minor contenuto di molecole emoglobiniche, 180 milioni soltanto in questo caso. L'emoglobina contenuta in questi globuli rossi è differente dall'emoglobina dei globuli rossi adulti, è di tipo fetale, è l'emoglobina tipica cioè del bimbo nel grembo materno. È costituita da due globine alfa, di nuovo in nero, e da due globine gamma, in blu. Una seconda causa di cambiamento di popolazione è una situazione detta flusso genico, che si ha quando alcuni alleli si spostano da una popolazione ad un'altra con una diminuzione complessiva delle differenze tra popolazioni. Un'altra causa di cambiamento può essere la deriva genetica. In caso di distacco di un campione piccolo della popolazione originale e di suo definitivo allontanamento, si può verificare che il gruppo che si distacca contenga alcuni alleli rari che così vengono ad essere ultra rappresentati. Al contrario, possono mancare del tutto alleli presenti nella popolazione originaria.
Spesso viene anche meno la condizione di estrema casualità degli incroci. Ci sono infatti criteri preferenziali e quindi non casuali di accoppiamento. Si verificano cambiamenti nelle probabilità di comparsa di un genotipo, senza però produrre cambiamento nella presenza percentuale degli alleli. Per esempio, le oche delle nevi, bianche, tendono ad accoppiarsi preferibilmente con altre oche bianche e quelle azzurre con le azzurre. La selezione naturale è un altro fondamentale meccanismo evolutivo. Un tipico esempio di evoluzione per selezione si ha nel mimetismo animale. Particolarmente dimostrativi appaiono gli adattamenti mimetici di molti insetti. Tipico è il caso di questa falena indistinguibile dal ramo su cui poggia, o di quest'altra che assomiglia ad una foglia. O di quest'altra ancora, che imita i disegni e i colori dello sfondo su cui vive. Secondo la teoria di Darwin, tali adattamenti sarebbero frutto di un processo di selezione, in quanto gli individui che si mimetizzano meglio sono più protetti dai predatori e quindi più avvantaggiati nella lotta per l'esistenza. L'apprendimento e la memoria sono due qualità inseparabili del cervello. L'uno, l'apprendimento, deve avere un termine di paragone fornitogli dalla memoria con cui giudicare se la nuova informazione deve essere incorporata permanentemente nel sistema nervoso. L'apprendimento e la memoria modificano profondamente il comportamento. Esiste però un comportamento innato, presente sin dalla nascita, che dipende in gran parte dalle informazioni genetiche ereditate dai genitori. Questo tipo di comportamento induce a compiere atti riflessi incondizionati. È istintivo anche per l'uomo ritrarre la mano dal fuoco o sollevare di colpo la gamba quando si colpisce il tendine sotto la rotula. È automatico che quando a un cane si porge del cibo, l'animale comincia a salivare. Thank you.
La meccanica dell'encefalo, il comportamento degli animali e dell'uomo. Film scientifico divulgativo in 6 parti. Produzione Kino Tva, Mieger Pomrus. Direzione scientifica, professor Voskresensky e Fursikov. Sono celebri gli esperimenti condotti dal fisiologo russo Pavlov sui cani e sui bambini, come ci mostra questo raro documentario del regista Pudovkin. Partendo dalla considerazione che la formazione di saliva nel cane è un atto riflesso incondizionato, Pavlov volle sperimentare se era possibile che i cani acquistassero un nuovo tipo di riflesso, detto riflesso condizionato, per cui producevano saliva anche in risposta a stimoli che normalmente non ne fanno produrre. Schema del riflesso condizionato. Area della rappresentazione visiva. Area motorio-sensitiva. Midollo spinale. Stimolazione contemporanea di 2 centri cerebrali. Stimolo elettrico. Tra i 2 centri stimolati si instaura un temporaneo legame. E la stimolazione di un solo centro provoca l'eccitazione del secondo. Questo legame temporaneo può essere stabilito tra un qualsiasi centro del cervello e un altro. A una zampa del cane vengono legati alcuni cavi elettrici. Premendo il pulsante si libera la corrente elettrica. La risposta che si ottiene è il riflesso di difesa. I centri dell'area uditiva vengono stimolati con l'uso di un metronomo. Uso contemporaneo del metronomo e della corrente elettrica. Dopo alcune repliche si stabilisce un legame tra i centri stimolati e già con il solo metronomo, senza lo stimolo elettrico, mostrando al cane la provetta che contiene l'acido, non si ottiene reazione. Non compare la salivazione. Iniettando l'acido nella bocca del cane si provoca una reazione motoria difensiva. E la salivazione, riflesso incondizionato. Mostrando l'acido e contemporaneamente iniettandolo, dopo una serie di repliche si ottiene la reazione difensiva soltanto con il mostrare l'acido. E si assiste al fenomeno della salivazione, riflesso condizionato. Esperimenti analoghi furono eseguiti dall'equipe di Pavlov sui bambini. Il bambino è collegato ad un apparecchio che registra le sue reazioni motorie. Scende verso la bocca del bambino un piccolo contenitore
nel quale vengono introdotti alcuni biscotti. Sul braccio del bambino una peretta di gomma fa da stimolatore cutaneo. Lo sperimentatore si trova in una cabina isolata. Premendo la peretta sul braccio, il bambino riceve uno stimolo cutaneo. Premendo la peretta, lo sperimentatore manda contemporaneamente un biscotto nella bocca del bambino. Associando lo stimolo cutaneo alla somministrazione del cibo, si provoca un riflesso condizionato. L'apparecchio sulla testa del bambino è collegato con un sistema di tubicini all'apparecchio scrivente. E la reazione motoria, masticazione del bambino viene registrata con precisione. I riflessi condizionati possono scomparire e insorgere nuovamente. Come risposta alla stimolazione cutanea, il bambino apre la bocca, riflesso condizionato. Se non si accompagna lo stimolo cutaneo a quello alimentare, il riflesso condizionato si indebolisce. Dopo molte repliche, il riflesso scompare del tutto, estinzione. Se si associa di nuovo allo stimolo cutaneo la somministrazione del cibo, il riflesso reinsorge. Un altro tipo di apprendimento è quello che avviene mediante prove ed errori. È il caso degli uccelli che vanno perfezionando il loro volo. Oppure c'è l'apprendimento per imitazione, proprio degli animali molto evoluti e dell'uomo.